ancora presto, no, per dare qualche indicazione un po' più precisa, però insomma, che maratona sarà più o meno sulla discussione del PNRR? No, sul PNRR abbiamo una serie di risorse, il sindaco alla delega sta vedendo, abbiamo già stanziato 100 milioni per l'albergo dei poveri, abbiamo messo in bilancio recentemente, c'è un programma di vari progetti che vanno anche concretizzati perché il PNRR ha bisogno di essere cadenzato sulla base dei progetti operativi, quindi si sta procedendo e credo che nei tempi brevi ci sarà anche il dettaglio. Assessore, l'opposizione denuncia, accusa un aumento delle tasse del patto per Napoli, per quei soldi che sono arrivati, le aliquote andranno anche oltre la massima soglia, posizione di centrodestra e di centrosinistra. Noi stiamo mettendo a punto un piano complessivo per il rilancio della città. Prevediamo un miglioramento del patrimonio, sono 65.000 immobili in condizioni molto difficili. Dobbiamo migliorare la riscossione. Se prendiamo le multe abbiamo 500 milioni di multe non pagate. Se prendiamo la Tari abbiamo 550 milioni di Tari non pagata. Quindi noi dobbiamo sicuramente recuperare l'evasione. Dopodiché, prima di arrivare a parlare di tasse, bisogna affrontare tutte queste questioni. Per cui io penso di poter dire che nel 2022 non ci sarà aumento di tasse. E mi sembra che questo vada tenuto presente. Sicuramente il problema complessivo della parte fiscale esiste, ma avremo tempo e modo per discuterne. Quindi non lanciamo allarmi, concentriamoci invece su progetti positivi per la città. Essendo un problema endemico, no, questo della riscossione, dell'evasione, avete già un piano per provare a recuperare? State pensando a qualche cosa di specifico? Io in questi primi due mesi ho dovuto prima di tutto occuparmi del rapporto col governo centrale e recuperare le risorse che abbiamo ottenuto. E sto facendo delle indagini precise, vi ho accennato a questi due numeri perché credo di dover preparare un dossier di dettaglio. Personalmente credo che dovremmo affrontare se affidare all'esterno a società specializzate, ce ne sono molte anche diciamo, collegate al mondo pubblico, la parte della riscossione, soprattutto quella coattiva, perché l'evasione è elevata per quanto riguarda quella chiamiamola obbligata, ma soprattutto è drammaticamente bassa la riscossione per quella quando vai a richiedere a chi non ha pagato. Però già si è provato con i privati, non in passato. Non il passato è passato. Dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo costruire un piano organico dentro questo, poi dobbiamo anche come dire, parlare con i cittadini, con la città, insomma ci vuole uno sforzo collettivo. Pensate soltanto a questi due dati che vi ho dato, 500 milioni per la Tari, 500 per le tasse, noi paghiamo 1 miliardo di interessi per i nostri mutui e abbiamo 1 miliardo di evasione non riscossa. Forse un punto di incontro anche perché ma anche perché poi questo servirebbe a migliorare i servizi, perché io so che giustamente molta gente dice vabbè ma se i servizi non funzionano, ma è il serpente che si morde la coda, no? Se non hai le risorse i servizi non va. E quindi diciamo che questo è anche per questo io penso che non sia il caso di parlare di tasse quest'anno, ma sia invece il caso di parlare di tutte queste cose. Deve essere l'anno della svolta. Sulla parte sugli alloggi ERP e sui canoni, qual è l'orientamento? Sugli alloggi ERP e sui canoni stiamo valutando all'interno della riorganizzazione del patrimonio, quindi appena saremo pronti ne parleremo, per il momento no. Il discorso è aperto. Cioè, tutto è aperto, tutta questa partita Napoli è aperta al futuro. Dipendesse da lei la riorganizzazione del patrimonio, come avverrebbe? Che ricetta si può mettere in atto? Ma intanto facendo un censimento completo e definitivo. Noi non abbiamo un censimento completo, abbiamo immobili pubblici non accatastati, quindi prima cosa è riorganizzare. Secondo, semplificare, troppe competenze, cioè il comune ha delle competenze con uffici separati, Napoli Servizi ha competenze, forse una semplificazione andrà affrontata, però insomma va studiata, ecco, non si deve improvvisare.